Buongiorno a tutti, sono Gianluca Giraudi, Antonelli Motorsport, auto numero 11, e questo weekend siamo a Spa per una gara Italia-Francia, oltre ad alcuni partecipanti dell'Asia. Ecco, qui stiamo affrontando il tornante della Source, che si affronta in seconda marcia, frenando a circa poco dopo i 150 metri e si riaccelera tutto subito dopo fino alla sesta marcia per l'ingresso dello Rouge, che è questa curva qua. Quindi si scala una marcia per fare la salita di quinta, affondando al più presto possibile per poi portarci dietro quei chilometri di velocità che si riescono a guadagnare nel tratto di salita su tutto poi il rettilineo del Cammello. Arriviamo quindi alla prima S, che si affronta in terza marcia, saltando un pochino usando bene i cordoli destra e sinistra e prendendo, bisogna veramente un po' danzare su questi cordoli per riuscire a dare scorrevolezza alla macchina e non perdere mai troppa velocità. Qui si arriva al tornante di seconda, si riaccelera lasciando scorrere la macchina, si riesce a mettere la terza in questo tratto e di nuovo quarta qui sul cordolo. Quinta poco dopo per arrivare alla doppia di Puon, curva molto impegnativa e molto importante, si percorre quindi scalando una marcia di quarta e poi quinta in uscita in questa curva per arrivare quasi al limitatore alla S che sto affrontando ora in terza marcia, prima e seconda curva entrambe di terza, e qui si mette un attimo la quarta per rimettere nuovamente terza per la curva di Stavelot, dove si riaccelera quarta, quinta e adesso sesta per arrivare alla velocissima curva di Blanchimont, anche questa fatta di due pieghe, la prima con poche difficoltà, la seconda che invece richiede notevole leggerezza sullo sterzo per poter entrare forte e percorrerla a circa 220 km orari. Quindi si frena nuovamente dalla sesta alla seconda per la S che immette sul rettilineo, e spesso usando anche la prima per uscire dall'ultima curva, questa qui, che immette sul rettilineo del traguardo. Grazie a tutti e speriamo di fare una bella gara.